la ringrazio per l'intervista. Volevo sapere come mai un architetto come lei, con i suoi impegni, con le sue, con il suo curriculum, che ha, ha scelto di fare dei quadri. Anche per me scuola dei giudizi, no, my question is, how come an architect, a famous architect like yourself, with so many titles, so much work, has dedicated himself to painting? Well, the simple answer is, I suppose, that there isn't a great distinction in my mind between the way. There isn't a great distinction in my mind between painting and architecture. But you are obviously dealing with two different mediums. In painting, you are dealing with something that is translucent. You're trying to think in terms of the paint, make it, you're trying to make something that is spontaneous and lively. And in a way, you are trying to do that in architecture. You may take a familiar detail, but you try to give it a twist and make it live, so that it is live not only on the paper, but when it's translated into stone or brick or timber or steel. It is the same sense of discovery that you try to infuse in your architecture. It's the same thought process that you approach a painting. Allora, ringrazio di questa domanda. La risposta è un po' articolata. Articolata ma anche semplice nel suo tenore, perché essendo un architetto non faccio altro, come nella pittura, che trasportare ciò che io vedo e sento di fare come architetto, no? Per far diventare da una cosa inerte una cosa viva. E così come lo faccio con l'architettura, con la costruzione, lo faccio anche con il quadro e con il disegno. Cioè, da una cosa inerte, da una cosa che è lì, fermo, cerco di trasportarlo e dargli un senso, dargli una vita, dargli un'anima. E le stesse cose faccio anche quando da architetto faccio le progettazioni. Cerco di rendere vivo, cogliendo quegli aspetti, quelle particolari, quelle cose piccolette, per rendere e far sì che diventa una cosa animata. Ecco, una cosa animata. E così come lo faccio nell'architettura, lo faccio anche nella pittura. The other characteristic is, I think, the same, that in both architecture and painting, you set up constraints, boundaries. You work within those boundaries. Sometimes you break, step over the boundaries, but it's within those constraints that you find a certain freedom. È uguale nell'architettura come nella pittura. Noi siamo condizionati da circoscrivere i nostri lavori, circoscrivere attraverso delle regole, dei concetti, e diciamo è nel trasgredire un pochettino queste circoscrizioni, queste restrizioni, che noi dobbiamo cercare di elaborare al meglio i nostri concetti, i nostri lavori, pur sempre nelle regole dell'architettura e nelle regole della pittura. Quando ho incominciato a scegliere, diciamo, l'arte oltre all'architettura? When was it during your architectural work that you felt the urge also to... È una cosa che ha fatto sempre oppure ha iniziato... To start painting as well. Is it something you always felt inside you or that it came out gradually? No, I've always been fascinated by painting. I've always wanted to be a painter ever since I was so high. So painting is a very natural thing for me. Io no, è da bambino, da quando ero così alto che ho avuto sempre l'esigenza di disegnare, di fare dei quadri.
lo sento come una cosa, come una cosa naturale dentro di me, un istinto primordiale. Tra i quadri che ha fatto, cosa le piacerebbe, cioè tra virgolette, quale le piacerebbe segnalare e per quale motivo? Amongst the paintings that you have done, which are the things, which are the paintings that have most remained in your mind and that you would like to remember most? I've had three major exhibitions, and they've all been on ancient ruins. One was on the Etruscan ruins, the other was on Rome. They've all taught me something about the essence of architecture. Ad oggi eseguito tre mostre, una sugli Etruschi e una sugli antichi Romani. E da entrambi questi mostri, da tutte le mostre che ho fatto, ho imparato sempre qualcosa che mi hanno dato qualche cosa da ponderare anche nella mia vita odierna. I think it's also about the discovery of the body. Stones, buildings respond to gravity. And they triumph over the powers of gravity, rather like our own body. So to a certain extent it's very corporeal. La ricerca del mio lavoro attraverso l'architettura è un po' una sfida alla gravità, una sfida alla gravità che mi rende più vivo quando affronto questi problemi qua, e che mi dà un'energia, uno spirito che cerco di trasmettere ai miei lavori. It's the discovery of these timeless elements in architecture, in ancient architecture, that fascinates me, which I've tried to reproduce in my own work, both as a painter and as an architect. È il desiderio e il piacere di scoprire attraverso le rovine dell'antichità, che a me mi ha sempre stimolato e sempre gratificato, e che ho sempre cercato di trasmettere nei lavori che io faccio. The pleasures of going around a city, a town like the Pennsylvania, is to see how people have celebrated in metaphor the idea of stone, opening the stone, carrying an arch, the rustications around the door, the decoration around a window opening. These are metaphors for something, but they are the way you celebrate the forces of gravity. This that gives delight, I think. It delights the eye, it delights almost the feeling of the body. E attraverso le mie visite a cittadini nella zona, come Potenza Picena, una città medievale, antica, che uno riesce a cogliere quegli aspetti, quelle particolarità di una volta, i portali antichi, le finestre fatte in un certo modo, che uno sente in questi architetti ancora, diciamo, di un tempo un senso nel vivere nella città, un senso che sfida la gravità, che non è metaforica, ma che noi cerchiamo di trasportare da questi concetti nella vita quotidiana di oggi, moderna, ma guardando questi lavori e questi tempi di una volta. Un'ultima domanda. Qual è la differenza che lei ha notato, perché ho visto che tra le mostre che ha fatto lei preferisce l'Italia in un certo senso, dal paese dell'Inghilterra. Qual è la differenza architetturale tra l'Italia e l'Inghilterra, e per quale motivo le preferisce? Cosa c'è che l'interessa, per virgolette? Having had three big exhibitions, Rome, one in Etruscans. What is it that attracts you so much in your research here in Italy as regards to your home country, like England? What is the
captures your imagination more, or your sense of an artist? That's a very good question. I think it's the idea of the primitive, the essential. It's really trying to go back to our roots. Now, our roots go back to the Romans. They'll go back earlier to the Etruscans. But these, and then they will perhaps go back even earlier than the Etruscans, to the Babylonians. But it is this, it is the sort of trying to find the source of architecture, and that source that gives us pleasure. Bella domanda perché mi permette di esternare quello che è per me una ricerca non tanto nel passato, ma in quello che il passato ha dato alla civiltà. Questi posti antichi, questi posti di una volta, di 2000 anni fa, di 3000 anni fa, le città romane, le città etrusche, gli etruschi, e forse ancora più indietro, possiamo forse andare ancora più indietro, ed è l'affermazione del vivere questi luoghi che bisogna oggigiorno cercare di vivere e lavorare e portare nelle nostre cittadine, recuperando quello che era forse un vivere quotidiano che ci consentiva di avere un senso più reale con la terra stessa, e questo la mia ricerca in questi cittadini, in questi paesi, in questa civiltà del passato mi aiuta moltissimo questo rispetto. Un'ultima cosa, le chiedevo se era possibile, se mi può scegliere un quadro della collezione che lei ha qui e se me lo può descrivere, cos'è che l'ha colpita quando lei l'ha fatto e se mi può descrivere l'emozione mentre lo faceva o comunque sia la descrizione, il perché ha scelto quei particolari. If I may ask you, if you had to choose one of your paintings here and describe to me why you chose amongst many, what emotions did it give you? What feeling did you have, and why you chose that particular painting amongst many? Well, this is it's like saying, who's your favourite child? the answer, the diplomatic answer, is they're all my favourites. If I had to pick a favourite, that I think I'm very fond of, that one there, because it answers many queries, it solves many problems graphically, pictorially, and spatially. Andiamo là. This is a nice dramatic shape. I like the colors, I like the liveliness, it still retains a semblance of a street. You push it, you try and go a little bit further away. It's not a literal. None of these things are strictly literal, but they have their basis in a literal origin. But then you try and make a picture out of them, and some pictures are more successful than others. But it's the way the paint is handled on the paper, the way it's arranged on the sheet, the white contrasting with the dark. I think that's quite a successful painting. I think that one is quite, it's also successful insofar as it's economical. It just has black, ochre, blue. It's a lively painting, a simple painting, but I think effective painting.
Questa risposta è molto elaborata, e comunque sì, innanzitutto ha detto scegli uno dei quadri che mi piace di più, è come chiedermi scegliere quale figlio o figlia mi piace di più. Per me sono tutti uguali, chiaramente, no? E li apprezzo tutti e ognuno ha per me una storia o una memoria. Se devo individuare un particolare quadro, direi questi qui, perché ci sono dei lineamenti drammatici, dei colori di forte contrasto e che ovviamente dà il senso di spazio, ma è anche nello stesso tempo di chiusura e soffocamento. Però è chiaro che questo è un quadro non letterale di quello che si vede lì sul posto. Ho usato un po' di libertà mio di artista per esaltare alcuni aspetti oppure di annullare alcuni aspetti. Però ecco, se devo dire uno di quei quadri che più mi ha emozionato è questo, e forse anche questo qui, che ripeto non sono dei disegni letterali di quello che si vede, ma anch'io da artista do la mia interpretazione a quello che vedo, e un modo disegnato lo devo riportare su carta, lo devo rendere vivo, appetibile e interessante, e ovviamente metto anche di quello che io sento, di quello che vedo, della mia cultura nei miei quadri. Ok, grazie. Salve. Lazzarone, o le semina sulle pagnole.